Buongiorno, buongiorno. Oggi, raga, preparerò calamari e ceci. Una ricetta buona ma velocissima. Allora, per prima cosa ho messo a soffriggere prezzemolo, aglio e olio. Vi faccio vedere. Oh mio Dio, schizza un poco, perché il prezzemolo ovviamente l'ho sciacquato. Ecco qua, prezzemolo, aglio e olio. Il prezzemolo è della terra del mio papà. Ok, quindi un prezzemolo profumatissimo. Aspettate. Mi raccomando, l'aglio deve essere rigorosamente con lo stuzzicadenti, perché così dopo subito lo trovate, per chi lo vuole togliere. Noi lo vogliamo togliere perché non ci piace, quindi metto lo stuzzicadenti, subito lo trovo. Però si confonde tra i calamari, aglio, cosa, rischiamo di mangiarci l'aglio intero e a noi però non ci va. Ok, una volta che l'aglio è diventato color oro, ve lo faccio oro, così si è imbiondito un pochino, vedete, si è rosolato un poco poco poco. Andiamo a metterci dentro i calamari. Ecco qua. Ok. Aspettate, sto qua, Li metto un attimo a minimo. Lascio un attimo tutti questi qua che stanno nella. Aspettate un attimo, mi sta cascando tutto. Ok. Allora, aspettate che vi ho messo, non me lo so dimenticato. Ecco qua, adesso l'ho preso e iniziate a far cuocere i calamari. Devono imbiondire così, devono diventare doratini ma non troppo, Allora questa ricetta nasce come totani e ceci, soltanto che noi stamattina i totani non li abbiamo trovati, Ciao Fabio, ciao, vedete si sta allenando, i totani non li abbiamo trovati, abbiamo preso i calamari, tanto vengono ugualmente buoni, Lo faccio vedere subito, aspettate un attimo. Ok raga, allora arrivate a questo punto, vedete che i calamari sono belli bianchi, li vedete belli cotti, ma ve li faccio vedere, guardate come sono belli, si sentono sotto al mestolo che sono belli, tastici, sono belli dorodus, cioè callosi, ok? A questo punto, aspettate, sapete che le mie video ricette sono un po' così, mettete, alzate la fiamma e sfumate con un po' di vino bianco. Ok, alzate la fiamma e fate cuocere un altro po' finché il vino non sfuma, senza coperchia a questo punto. Ok, faccio sta qualche minuto. Nel mentre che il vino sfuma vi faccio salutare Marta, che ha appena fatto lo shampoo, ancora non ha messo neanche la mollettina, ve la faccio vedere quanto è bella voluminosa. Marta, fatti vedere quanto sei voluminosa. Eccola qua la mia voluminosa. Senti, ma gradisci una bolletta? Gradisci una bolletta? Ora la mettiamo, aspetta. Ora la mettiamo con voi. Lo facciamo presto, ma se no la calamari. Vieni qua, mettiamo la bolletta. Mettiamo qua, vai. Aspetta. Ok. Vai, che boccoli! E che bocco! Fammi vedere se sei diritta. Ok, diritta. Fatti vedere quanto sei bella. Marone, che spettacolo! Allora, un po' il labbro gonfio stamattina, Marta, guarda, ma non va niente. Saluto, dici ciao, che vado a fare la ricetta, dici ciao. Ciao, aspettate, andiamo dai calamari. Eccoci qua, allora, il vino è sfumato, 2-3 minuti. Ora metto i ceci, io non li sciacquo. Non mi piace sciacquarli, mi piace con l'acqua loro. Un barattolo quello là da un quarto, mi pare, questo è? Sì. Ok. Ne ho ancora uno, mescolo, non vi faccio vedere, aspetta, ecco qua, mescolo, guardate che bello, aggiungo un altro pochetto d'acqua, ho riempito fino a qua, perché, ok, li faccio cuocere adesso col coperchio, devo mettere il sale, aspetta, Fabio, ho pigliato il sale, aspetta. Allora, non ne metto molto, dopo se ci vuole lo aggiungo, perché ho paura che... Un altro poco, mio marito dice un altro poco, basta, dopo lo assaggiamo, se ci vuole lo mettiamo. Allora, c'è anche chi ci mette qualche pomodorino all'interno. Marta può assaggiare già i calamari e già dice, ma che? Sono le 10, ma... Sono le 10 di mattina. Comunque, dicevo, c'è anche chi mette i pomodorini, io non li metto, mi piace il bianco. Sono le 10 di mattina, appunto, dicevo, io lo preparo prima, non lo preparo al momento, anche se è un piatto veloce, insomma, si cucina velocemente, lo preparo prima per farlo insaporire. Comunque adesso messo il sale, messo i ceci e tutto, l'acqua aggiunta, metto il coperchio, metto a minimo e faccio cuocere
dai 10 ai 15 minuti. Voi guardate sempre, se ci vuole un altro poco d'acqua lo aggiungete, ma poco per volta, perché questo piatto deve venire sugoso ma non troppo, cioè tipo una zuppa cremosa, ok? Quindi guardate e rendetevi conto se dovete aggiungere un altro poco d'acqua o meno. Io me lo lascio cuocere 10 minuti e poi lo guardo. In questi 10 minuti comunque lo guardo, però deve cuocere. Cioè, aspettate. Eccoci qua, raga. Allora, i 10 minuti sono trascorsi ed è perfetto. È perfetto, mo ve lo faccio vedere. Aspettate. Eccoli qua. Guardate il sughetto che c'è. Allora, questo qui adesso è ancora un po' liquido. Ora vi faccio vedere io che faccio. Allora, innanzitutto vorrei rimuovere l'aglio. Dove sta? Dove sta? Non lo vedo. Aspetta. Ah, eccolo qua. Vedete? Che con lo stuzzicadenti subito faccio. Ecco qua. E lo tolgo. Ma che faccio? Che ho fatto? Ho preso qualche cecio, si dice cecio? Comunque ho preso un paio di cucchiaie di ceci con il sughetto della pentola e ora le vado a frullare e poi lo metto dentro. Così si fa una bella cremina. Aspettate. Ecco qua, e ora ce la vado a mettere dentro. Nel frattempo nella pentola sta ancora a minimo. Mo mescolo e vi faccio vedere. Aspettate. Ecco qua, adesso vado a mescolare la cremina e verrà un piatto bello cremoso, cremoso. Aspettate. Ecco qua, raga, piatto pronto e finito. Guardate il sughetto quanto è più cremoso. Adesso spengo il gas. No! Mi dà Marta, no! E se non lo spengo? Marta, se non lo spengo... No. Lei sapete perché fa così, perché lo vorrebbe già assaggiare. Amo, sono le 10, ma ci andiamo a mangiare brioche. Comunque il piatto è pronto. Mo spengo, ho spento già il gas, metto il coperchio e lo faccio riposare in modo che a ora di pranzo è bello insaporito, insaporito. Comunque il finale ve l'ho fatto già vedere prima. Lo vuoi assaggiare? Lo vuole assaggiare? E assaggiamolo, qual è un problema? Fammi sapere pure com'è di sale. Andiamo, aspetta. Eccolo qua, pronto, pronto il tuo cucchiaetto con totale ceci. Eccolo qua. Aspetta che voglio soffiare un po', guarda là. No. Devo soffiare che scotta! Ma no, questa è una mortifà. Ciao Fabio, ma vedi addosso nudo? Ecco qua, vedi che scotta ancora un pochino, eh? Totale ceci alle 10 di mattina, bellissimo. Alza la testa, fammi sapere com'è. Alza la testa, Marta, vi dirà il voto. Marta, alza la testa. Com'è? Quanto? 10, no, ma a parte di scherzi, com'è di sale? Buono? Ok. E se Marta dice che di sale è buono, di sale è buono, io a questo non lo assaggio. Allora, il piatto finale, eccolo qua. Mo metto il coperchio. Guardate che bello, madonna mia. Buon appetito, arrivederci. Poi più tardi con un altro video facciamo l'assaggio e vi faccio sapere com'è. Però Marta ha già detto 10, 10 e 10. Arrivederci.